signori del paradiso o la freccia dell'inferno. Chiunque sulla terra sarà giudicato e un nuovo patto sarà stipulato. Quello che alcuni hanno definito come l'anno degli action games non poteva cominciare meglio. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla scorpacciata natalizia ed ecco che THQ ci propone il promettente Darksiders, con il quale VG Game fa il suo debutto nel mondo dei videogiochi. Riuscirà questo titolo ad imporsi al cospetto di colossi come Bayonetta, Dante's Inferno e God of War 3? Soddisfa la mia fame e io soddisferò la tua curiosità. Uno dei più grandi errori che si potrebbe commettere valutando un titolo come Darksiders sarebbe quello di etichettarlo come un mero clone dei titoli sopracitati. In realtà l'opera di Vigil Games si è presto rivelata molto più varia e sfaccettata di quanto inizialmente preventivato, grazie ad un sapiente level design che già dopo poche ore di gioco introduce tutta una serie di elementi capaci di ampliare enormemente il ventaglio di azioni a disposizione del nostro antieroe guerra, facendo virare il gioco verso un approccio decisamente adventure, ricco di enigmi ambientali e fasi d'esplorazione. Ma andiamo con ordine. Il protagonista di Darksiders è, come abbiamo appena detto, Guerra, uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse evocato sul nostro pianeta per compiere il proprio infausto dovere. Qualcosa tuttavia non quadra nell'apocalittico affresco che si presenterà di fronte a voi. Non vi è traccia infatti di fame, morte e malattia, quelli che dovrebbero essere i vostri fedeli compagni negli ultimi istanti del genere umano. Per qualche motivo, solo il sigillo che teneva intrappolato Guerra è stato infranto, evento che ha comunque portato la Terra alla distruzione ed esasperato ulteriormente il conflitto tra le forze celesti e quelle demoniache. Come se non bastasse, Guerra si ritrova accusato dall'ardente consiglio di aver rotto il patto che teneva unita la fragile tregua in atto e collaborato persino col distruttore per far prevalere le forze del male. L'unico modo che ci rimarrà per dimostrare la nostra innocenza sarà quella di partire per un lungo viaggio alla ricerca dei veri traditori, privati dei nostri poteri e costretti al gioco della Sentinella, un'entità che ci seguirà per valutare le nostre azioni e riferirle al Consiglio. Con questo breve ma originale incipit, che sfrutta la cultura cristiana come base sulla quale sviluppare la trama di gioco, verremo direttamente gettati nel bel mezzo dell'azione. I primi istanti di gioco saranno quelli meno indicativi per giudicare e valutare la qualità di questo Darksiders. Inizialmente, infatti, il cavaliere dell'Apocalisse apparirà lente goffo se confrontato con la flessuosa Bayonetta o il feroce Kratos, oltre che limitato da una scarsa capacità di salto ed un singolo attacco a disposizione. Guerra è stato infatti privato dei suoi poteri e gettato su quello che rimane della terra sconvolta dalla guerra tra il bene e il male, e le sue forze si riveleranno presto insufficienti per farsi strada tra gli innumerevoli nemici. Il nostro compito sarà quindi quello di trovare il Vulgrim, un demone reietto disposto a scambiare le sue conoscenze e i suoi servigi in cambio di anime umane, la moneta corrente in questa particolare situazione. Grazie a lui avremo modo di acquisire nuove capacità come combo, armi o oggetti, che pian piano espanderanno il bagaglio di guerra e le azioni a sua disposizione. Questi oggetti, combinati con le capacità che acquisiremo dai diversi alleati che incontreremo sul nostro cammino, sveleranno presto la minuziosità e la perizia con la quale il gioco è stato disegnato. Analogamente a quanto visto in titoli quali Metroid, i livelli offriranno percorsi e zone alternative a seconda dei poteri a nostra disposizione, rendendo in questo modo il backtracking una fase interessante, nella quale andare alla ricerca dei potenziamenti o degli artefatti sfuggiti al primo passaggio. In questo modo si noterà anche come quello che inizialmente potrebbe apparire un percorso piuttosto lineare lo è per scelta precisa degli sviluppatori, che hanno deciso di svelare un pezzo alla volta la loro opera. Ne consegue che l'avventura mantiene un ritmo quasi forsennato, scandito da questi innumerevoli potenziamenti che vanno ad aggiungere sempre nuove possibilità, opzioni e percorsi. Essi attingeranno a piene mani dall'immaginario videoludico degli ultimi 20 anni, essendo versioni apocalittiche del rampino di Bionic Commando, del boomerang di Zelda e persino dello sparaportali visto in Portal. Quello che si perde in originalità lo si riguadagna grazie alla maestria con la quale tutti questi elementi sono amalgamati e bilanciati tra di loro, risultando sempre utili, oltre che spesso utilizzabili per ampliare il proprio bagaglio di mosse durante gli scontri. Questi si rifaranno al modello di Devil May Cry, ovvero incentrati più sulla sapiente alternanza di armi diverse che sulla realizzazione di complesse combinazioni di tasti. Inoltre sarà possibile utilizzare una delle 4 abilità speciali di guerra, attivabili grazie all'ira, che sarà possibile accumulare attraverso le cruente e sanguinose esecuzioni finali dei nemici quasi sconfitti. L'estrema varietà di attacchi a disposizione hanno reso necessario accorpare le azioni difensive come la schivata e la parata su di un unico tasto, il dorsale destro, con la conseguenza che nella frenesia dei combattimenti non sempre sei in grado di sfruttare queste capacità o il contrattacco efficacemente.
Piuttosto utile è l'autolock dei nemici, soprattutto durante gli scontri con i boss, anche se i puristi potranno imputargli una certa inutilità negli scontri più affollati o una difficile gestione della telecamera al cambio di obiettivo. Problema non sempre sorvolabile, anche perché le schiere avversarie costringeranno il giocatore a variare il proprio stile d'attacco a seconda dei nemici che si troverà ad affrontare. Essi si presenteranno in gruppi più o meno eterogenei, contraddistinti da una grande varietà sia estetica sia funzionale, grazie ai tanti attacchi a loro disposizione, come la diversità di armi o la possibilità di volare. Spesso vi saranno al loro interno anche dei mini boss, tanto per rendere le cose ancora più complesse, contraddistinti da pattern d'attacco maggiormente riconoscibili, ma decisamente più letali. Alcuni lasceranno dietro di sé delle armi da utilizzare a proprio vantaggio, trasformando brevemente il gioco in un emulo di Gears of War. Dove però la varietà del sistema di combattimento trova il proprio apogeo è durante le spettacolari boss battle, nelle quali dovremo scovare i punti deboli dei massicci avversari per sfruttarli, magari grazie all'ausilio del nostro fornito equipaggiamento. Esse saranno molto impegnative, forse più per via della lunghezza che per la loro effettiva difficoltà, anche a causa di una certa ripetitività di fondo dei loro attacchi. Quando però si sarà in estrema difficoltà si potrà ricorrere alla forma demoniaca che porterà Guerra a mostrare il suo vero e terrificante aspetto. Durante questi frangenti il suo potere aumenterà a dismisura, portando facilmente morte e distruzione tra i nemici e salvandoci spesso dalle situazioni più delicate. Come se questo quadro non fosse sufficiente, i ragazzi di Vigil Games hanno trovato spazio per inserire fasi a bordo di Rovina ed altra a bordo della Bestia Angelica. Queste fasi spezzeranno in maniera molto intelligente il ritmo, che soprattutto nelle parti finali rischia di subire un rallentamento per via di un impennarsi della difficoltà degli enigmi ambientali proposti. Probabilmente più per via della mancanza di indicazioni chiare su come proseguire che per la loro difficoltà intrinseca, dato che appaiono tutti molto ben strutturati e match veloci, grazie ai quali utilizzare, anche nelle fasi finali, tutti gli oggetti precedentemente raccolti. La mente dietro la storia e la direzione artistica di Darksiders è quella di Joe Madureira, disegnatore venuto alla ribalta grazie alla sua collaborazione con la Marvel. Questo ha donato al gioco un character design di grande spessore, con personaggi enormi e ben definiti. Tuttavia, a nostro modesto avviso, il vero capolavoro del gioco è da ritrovarsi nelle scelte cromatiche effettuate, fatte di forti contrasti tra i vibranti colori del protagonista e le decadenti strutture delle ambientazioni. Questo lavoro riesce dunque a far passare in secondo piano il non eccezionale profilo tecnologico generale, fatto di sfondi abbastanza spogli, texture a volte poco definite e saltuari ma vistosi rallentamenti. Anche il comparto dell'animazione avrebbe potuto essere migliore. Guerra si muove sempre in maniera molto fluida, ma a volte si sente la necessità di un maggiore dinamismo e di una risposta più celere del protagonista, che impiega qualche istante di troppo prima di compiere uno scarto o aggrapparsi ad una sporgenza. Un lavoro più ordinario è stato fatto per le musiche del gioco, piuttosto epiche in alcuni frangenti, ma non particolarmente ispirate o evocative. Stesso discorso per la localizzazione italiana, ammirevole per la quantità e l'esperienza degli artisti utilizzati, ma che probabilmente non hanno sentito così la loro parte, non accordando nella maniera ottimale la modulazione della voce con le immagini a video. Pazienza, Baldraca! Ho qualcosa anche per te. Dal punto di vista della longevità, il gioco non ha nulla da invidiare a nessuno. Le oltre 15 ore necessarie per completarlo sono scandite da un ritmo che non accenna mai a scemare, e nel caso si vogliano trovare tutti i collezionabili, tale tempo è destinato persino ad aumentare. Peccato per l'impossibilità di ricominciare il gioco con l'esperienza di poteri sbloccati, mancanza che limita fortemente la rigiocabilità del titolo, anche per via di una storia piacevole, ma non particolarmente intrigante e coinvolgente. Il debutto di Vigil Games nel mondo dei videogiochi è sicuramente da ricordare e uno dei modi migliori per inaugurare questo rovente 2010. Darksiders è, nonostante l'inesperienza del team, un titolo maturo e sviluppato con competenza. Dopo le prime ore di gioco, l'avventura di Guerra comincia a mostrare il proprio valore, grazie a un level design eccezionale scandito da una vertiginosa crescita del proprio personaggio, che acquisirà una varietà di azioni ed oggetti veramente notevole, capace di tenere incollati allo schermo per tutta la durata dell'avventura principale. Una trama con poca verve, qualche piccola sbavatura nel sistema di controllo e la mancanza di un pizzico di originalità in più impediscono a questo titolo di raggiungere l'amalgama perfetta. Rimane comunque un'opera di altissimo livello, consigliata a tutti gli appassionati di azione, soprattutto in vista dei possibili seguiti che il finale aperto lascia intuire.